Domani c'è il Consiglio Comunale sul bilancio, un bilancio che il centrosinistra ha più volte criticato. Invece sulla Tari qual è la situazione? Ma noi abbiamo, che poi fanno parte del bilancio, secondo noi due atti illegittimi che riguardano i ruoli della Tari e i ruoli del servizio idrico integrato. Il ruolo della Tari perché fanno pagare ai cittadini per l'annualità 2015 un contenzioso che questa amministrazione ha posto in essere con Formula Ambiente, che è il gestore del servizio di raccolta, per 2.400.000 euro in più che dovranno pagare i nostri concittadini per un contenzioso, ripeto, che riguarda gli anni 2010, 2011 e 2012. È impossibile far pagare nel 2015 quella transazione. Poi c'è il servizio idrico. Sì, il servizio idrico è la stessa cosa. Decidono il 30 luglio con la delibera 13 di aumentare anche le tariffe del 2014. Il cittadino del 2014 sapeva di pagare un determinato ruolo e quindi un determinato uso di quell'acqua, invece l'anno dopo decidono in maniera retroattiva di aumentare le tariffe. Questo non è giuridicamente possibile. Quale sarà l'atteggiamento dell'opposizione all'interno del Consiglio Comunale domani? Ma sicuramente noi dobbiamo cercare di tutelare i cittadini rispetto a un'ennesima richiesta di soldi da parte di questa amministrazione per un non governo della città, di non saper governare la città. Questo lo cercheremo di impedirlo in tutti i modi e, se è il caso, anche con un ricorso.